Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è Ilaria Bifarini. Ciao Ilaria. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Ilaria ha dato alle stampe il suo ultimo lavoro, facciamolo vedere, eccolo qui, Ilaria Bifarini, Blackout, la transizione ecologica. Ecco, sono temi che avevi già trattato da noi tempo fa, Ilaria, e che adesso hai sintetizzato in un libro. Quali sono le premesse e i risultati che tu proponi alla pubblica opinione? Questo è un libro di estrema attualità, proprio in questi giorni giunge la notizia, anzi è proprio fresca di stampa di oggi, l'allarme in Svezia per dei possibili blackout lanciato proprio da parte del governo nei confronti delle famiglie e delle imprese. Questo perché col venir meno delle importazioni da parte della Russia e con una politica quantomeno particolare, curiosa, che viene seguita non soltanto in Svezia, ma anche in Francia, di spegnimento delle centrali nucleari. E questo provoca una situazione di crisi energetica che ha lanciato in diversi paesi europei, tra cui appunto la Svezia, in ultimo la Francia nei giorni precedenti, la Germania, la Svizzera, un vero e proprio allarme per possibili interruzioni energetiche. In Italia in questo momento se ne parla di meno perché siamo presi da altro, comunque non ci sono reali programmi se non nell'ambito della libera informazione, di vero approfondimento e di analisi della complessità della crisi energetica che stiamo affrontando a causa di queste autosanzioni che altro non fanno che ledere la nostra economia e allo stesso tempo siamo favoriti da un clima molto mite, per cui questo inverno che teoricamente è appena entrato, ma per ora ci regala, almeno a noi che viviamo nel centro, nel sud Italia, delle giornate molto miti e molto calde, quindi evita o quantomeno procrastina una problematica che di fatto si dovrà affrontare. E a questo voglio aggiungere anche un discorso molto, come dire, che ci lascia molto perplessi da parte della Meloni, che è stato fatto proprio ieri durante una riunione degli ambasciatori nel mondo, in cui ha dichiarato che gli italiani dovrebbero tutti, per solidarietà all'Ucraina e per rendersi conto di ciò che l'Ucraina sta vivendo, fare a meno di un'ora al giorno dell'elettricità, quindi della corrente. Quindi un blackout volontario a favore dell'Ucraina. La stessa proposta che è stata lanciata proprio il giorno prima da Zelensky. Se andiamo ad analizzare bene la situazione, tutti questi vari tasselli, ci rendiamo conto che non c'è molto da essere tranquilli. Senti Ilaria, tu unisci, diciamo, dei puntini, vedi una progettualità dietro una serie di singoli eventi che, slegati, potrebbero sembrare casuali. Sì, appunto, questo è proprio il modus operandi di coloro che hanno disegnato una determinata agenda e la portano avanti.
Abbiamo visto come la pandemia è stata utilizzata a tutti gli effetti per introdurre un nuovo sistema, un sistema di controllo biopolitico, di ingerenza quindi dei governi non solo nella sovranità economica dei paesi che ormai è stata del tutto abdicata a favore di enti sovranazionali, ma un'ingerenza nei governi, dei governi proprio nel bios, nella sovranità dei corpi dei cittadini. Per cui questo è avvenuto con la psicopandemia, per cui sono state sottratte alla popolazione delle libertà fondamentali e è stato fatto un test che ha dato dei risultati ben precisi. La popolazione è pronta a rinunciare ai diritti fondamentali, persino abbiamo visto al diritto al lavoro, e si mostra predisposta a un totalitarismo volontario, un totalitarismo di massa, e l'abbiamo visto con la predisposizione alla discriminazione nei confronti dei non vaccinati, con la delazione da parte dei cittadini per mostrarsi come degli esemplari da imitare, quindi dei cittadini modello. E l'introduzione, lo sdoganamento di un sistema di premialità e punizioni a tutti gli effetti, come appunto è stato il Green Pass, dell'identità digitale, della sorveglianza capillare. Ora invece ci troviamo in una seconda fase con il procrastinarsi di questa guerra che da conflitto locale si è estesa invece su scala planetaria con l'ingresso della NATO e con questa folle politica autolesionistica delle sanzioni da parte dell'Europa, da parte dell'Europa, degli Stati Uniti, ma che si ripercuotono direttamente contro le popolazioni europee. Siamo entrati in una seconda fase di quella che è a tutti gli effetti l'epoca delle emergenze permanenti. Che cosa succede infatti adesso? E il problema è che fatichiamo a rendercene pienamente conto perché avviene tutto in un modo improvviso, ma allo stesso tempo graduale. Per cui la parola razionamenti, così come la parola lockdown, un tempo era a noi del tutto sconosciuta, ora è entrata a gamba tesa nelle nostre vite. Per cui noi assistiamo, e questo lo possiamo toccare con mano, scusate, abbasso un attimo la finestra che ho delle luci. Appunto perché c'è il sole in metà dell'Italia e lo tocchiamo con mano e c'è stata questa adesione volontaria ai razionamenti. Ci sono stati effettivamente proprio per il meccanismo del caro bollette, dell'aumento dei prezzi, un aumento dei prezzi che era iniziato a causa della speculazione, delle tensioni sul gasdotto Nord Stream 2 già nel 2021. Ci sono stati come dei blackout volontari a tutti gli effetti da parte dei cittadini, che hanno attuato dei tagli importanti al loro consumo energetico, proprio perché il meccanismo di prezzi e di domanda ha poi portato a questo tipo di equilibrio. E questo è proprio l'obiettivo che si vuole raggiungere. Non a caso il mese scorso è stato proprio il direttore della Banca d'Italia, Signorini, a
a elogiare questo meccanismo di rialzo dei prezzi. Perché? Perché avrebbe portato, come in effetti è avvenuto, a un calo della domanda da parte di cittadini, famiglie e imprese, che a sua volta, quello a cui stiamo assistendo, ha portato a un temporaneo, però dobbiamo dirlo sempre perché è legato al clima, a un temporaneo abbassamento dei prezzi del gas, che comunque sono ben superiori a quelli degli anni precedenti, prima del conflitto russo-ucraino e prima dell'inizio della speculazione sul mercato degli energetici. Qual è la finalità? La finalità, come ci dice Signorini, è favorire, incoraggiare la transizione energetica, la transizione ecologica. Ce lo ha detto esplicitamente Signorini, lo ha detto addirittura il presidente dell'Agenzia Meteorologica Mondiale, dicendo che questa crisi bellica è benevola, benevola per la transizione ecologica e per la lotta al cambiamento climatico, e dulcis in fundus, ce l'ha detto anche Bill Gates. Bill Gates ha affermato in un'intervista nel mese di ottobre che proprio questa crisi energetica legata al conflitto russo-ucraino porterà a favorire quel percorso di transizione ecologica e di lotta al cambiamento climatico tanto ambito. Intanto l'Europa va avanti con la sua folle agenda di raggiungimento di zero emissioni entro il 2050, che è pura follia perché non si potrà mai arrivare a zero emissioni di CO2, e continua col suo programma Fit for 55, per cui entro il 2030 bisognerà ridurre le emissioni del 55%. Va avanti con delle imposizioni che penalizzano fortemente il nostro comparto produttivo e industriale, come appunto il meccanismo di quote di compensazione di quote di emissione di CO2, che grava sul nostro sistema produttivo, in particolare sulle imprese energivore, sul comparto che appunto fa ricorso maggiormente all'energia, e però dobbiamo dire la follia è applicato soltanto in Europa. L'Europa emette circa l'8% di queste famigerate emissioni di CO2, su cui poi ci sarebbe tantissimo e c'è davvero molto da dire riguardo alla mancata unanimità della scienza, eppure è l'unico continente che ha intrapreso questa deriva suicida a tutti gli effetti. Ha intrapreso una china che porta all'autodistruzione, l'autodistruzione dell'Occidente, ma in primis dell'Europa, perché poi sappiamo che la vera vittima di questa guerra è l'economia europea, con tutti i risvolti sociali, chiaramente. Ilaria, sembra però che diciamo, i padroni di Davos, che poi hanno anticipato in molti loro libri questo percorso, abbiano un'idea di futuro, cioè riescano ad immaginare il progresso tecnico e scientifico in maniera tale da finalizzarlo al cambiamento sociale, umano e politico. Noi invece spesso ci limitiamo a denunciare diciamo, la follia intrinseca dei loro obiettivi, però non riusciamo a costruire una contronarrazione. Secondo te questo è un po' il limite della nostra arte?
Decisamente sì, questo è il grande limite su cui tutti dovremmo lavorare. E è proprio una questione di narrazione, come infatti è stata chiamata non a caso proprio da Klaus Schwab, tanto per rimanere in tema, nel suo ultimo libro che si chiama proprio The Great Narrative, la grande narrazione. Da una parte c'è una narrazione unica, questo è il loro grande punto di forza, una narrazione unica, compatta, condivisa e che fa molta presa sull'opinione pubblica, come attraverso, lo sappiamo bene, i mezzi di propaganda, il monopolio dell'informazione che è il grande punto di forza, l'arruolamento di politici, influencer e uomini dello spettacolo. Nel libro poi analizzo proprio, mi soffermo su la compenetrazione da parte delle teorie globaliste e misantropiche, nonché basate su un malthusianesimo ecologista che è ancora peggiore del malthusianesimo originario. Ebbene, sono riuscite a infiltrarsi anche nel movimento della cosiddetta dissidenza, della cosiddetta controinformazione. Il grosso limite da parte nostra su cui dobbiamo lavorare, e questo è un auspicio, è un invito a cui io mi unisco e prendo parte, è quello di trovare compattezza, di trovare e cercare di camminare insieme su una contronarrazione. O meglio, una narrazione alternativa, una narrazione libera, veritiera, che quindi risponda al principio di ricerca della verità come essenza della libertà e come raggiungimento della consapevolezza, inteso come elevazione individuale e collettiva a livello di anime proprio. E questo è il nostro grande sforzo. Il problema è la grossa divisione, lo abbiamo riscontrato tutti durante le lezioni, ma lo riscontriamo continuamente anche nella comunicazione via social, via video. E non è un mostro che non si può sconfiggere e sbagliamo anche a sopravvalutarlo, a considerarlo sovraumano, perché in realtà si tratta di una narrazione, come abbiamo dimostrato in più sedi, come dimostro nello specifico in questo libro, soffermandomi poi anche sulla deriva ideologica occidentale che prende forma nella cosiddetta wokeness, che di fatto non è altro che il totalitarismo delle minoranze etniche e sessuali che si vuole portare avanti con grande fanatismo, o della cosiddetta cancel culture che decapita le statue del passato, di fatto mette a rogo i grandi classici della nostra tradizione e che rappresenta proprio un tentativo di distruggere le nostre radici, la nostra tradizione. Questa narrazione in realtà da una parte ci sembra un colosso, ci sembra quasi impossibile da sconfiggere, anche da scalfire, dall'altra è molto debole perché si basa su proprio dei cortocircuiti logici, sulla totale dissonanza cognitiva. In realtà è molto semplice da smontare e da destrutturare e lo possiamo fare
Anche questo è il mio approccio, poi ovviamente ognuno può dare un contributo a seconda della propria attitudine, delle proprie competenze e io lo faccio in questo libro e vorrei che davvero arrivasse, questo è il mio grande auspicio, ma mi rendo conto anche della difficoltà, a quella parte della popolazione che è in bilico, che non rappresenta né la controinformazione e la dissidenza che ha già raggiunto consapevolezza su alcuni temi, alcune questioni, e né è quella che è totalmente indottrinata, che è plagiata, ipnotizzata dalla grande narrazione. Perché ci sono questi due blocchi, proprio lo provano gli studi condotti dagli scienziati di psicologia sociale. Ma a quel terzo blocco, che è maggioritario e che è l'ago della bilancia, e che lo abbiamo riscontrato durante la pseudopandemia, che è stato un test importantissimo. Per chi l'ha messa in scena, chiaramente che si è reso conto dove può spingersi, perché ora è passata, ma dobbiamo stare attenti che potrebbe ripetersi in qualunque momento, visto l'esito che ha avuto, ma è stato un grande test per tutti noi, che abbiamo la possibilità di osservare e di trarne le conclusioni. Ecco, c'è questa parte della popolazione che non sta, e appunto ripeto, è maggioritaria, in realtà non sta, per dirla in modo molto semplice, né con noi né con loro, ma non è ipnotizzata e non è neanche risvegliata nel senso di consapevole. Di tutte le fake news, le falsità, le aberrazioni portate avanti dalla narrazione ufficiale e dal mainstream. Però allo stesso tempo, e l'abbiamo visto appunto col Covid, con questo grande esperimento, accetta passivamente di aderire alla narrazione dominante, a quello che è il modus operandi del sistema. Perché lo fa? Lo fa per conformismo. E qui potremmo dilungarci tantissimo sui meccanismi di mimetica, di comportamento da parte delle masse, di imitativi, e allo stesso tempo lo fa per paura di ripercussioni, paura di essere attaccati, umiliati e ostracizzati come lo siamo noi, e lo fa però magari anche perché non c'è una informazione a cui può attingere. Queste persone possono essere sensibilizzate. Possono essere risvegliate, possono essere messe a conoscenza di quelle che sono le bufale a tutti gli effetti, le fake news del mainstream, della narrazione ufficiale. E come io credo che sia opportuno avvicinarsi a questa fascia della popolazione con un metodo il più possibile oggettivo, che non sia sensazionalistico, che non abbia nulla a che vedere con ricostruzioni dietrologiche, con fanatismi, con radicalismi. Ma attraverso una documentazione ufficiale e un'analisi oggettiva di quello che è il progetto, l'agenda, perché si chiama così Agenda 2030, è quella che porta avanti l'ONU, e una ricostruzione storica di questo pensiero
che è a tutti gli effetti malthusiano, misantropico e nella fattispecie odia l'uomo occidentale, odia l'Occidente, le sue tradizioni e vuole farne tabula rasa. Il compito è rivolgerci a questa fascia di popolazione e trovare compattezza tra di noi, che, come sai, Francesco, è fondamentale. Ecco, non è semplice anche perché alcuni stanno palesemente nel nostro campo per seminare zizzania, per cui non è così semplice proprio per questo. Ilaria, come è strutturato il tuo libro? Ecco, puoi spiegare, diciamo, a chi ci ascolta come hai pensato di raccontare questo tuo viaggio nel blackout? Sì, il blackout innanzitutto è inteso in un duplice significato, il blackout energetico che potrebbe paventarsi nel momento in cui ci dovessimo trovare di fronte a un clima molto rigido, come appunto sta avvenendo in Svezia, come c'è stato l'allarme in Germania nel mese scorso, in cui addirittura si è chiesto di far fronte a eventuale aumento di disponibilità di liquidità da parte della banca, quindi della banca centrale. Quindi è importante analizzare questi aspetti. Ma blackout è anche inteso soprattutto in questo libro in senso figurato. Blackout è il blackout della nostra civiltà, occidentale, è un ottundimento delle nostre capacità mentali a livello collettivo. È come se ci troviamo improvvisamente al buio, nelle tenebre. E nelle tenebre di questo oscurantismo ideologico che è portato avanti da un'elite nei confronti della massa occidentale. E la struttura è appunto una ricostruzione storica della diffusione, dello sviluppo di questa ideologia che ora è arrivata nella sua fase di degenerazione totale, di deriva nella fase suicidaria. La ricostruzione storica, quindi partendo dal Club di Roma per quanto riguarda lo sviluppo della diffusione dell'ambientalismo cosiddetto ideologico, il ritorno di Malthus in una nuova veste, però una veste neoecologista che è ancora più radicale, come dicevo all'inizio, del malthusianesimo puro. Perché il problema della proliferazione umana, quindi il motivo per cui bisogna ridurre la crescita della popolazione, non è più soltanto, come affermava Malthus, per la limitatezza dei mezzi di sussistenza, delle risorse materiali. Ma l'uomo a tutti gli effetti, sostiene il Club di Roma, senza proprio mezzi termini esplicitamente, rappresenta un cancro per il pianeta. E quindi tutto il percorso di sviluppo e di penetrazione di questa nuova dottrina ecologista e così misantropica. Allo stesso tempo analizzo come delle organizzazioni non governative, delle associazioni che sono direttamente collegate all'ONU e ai nostri principali rappresentanti a livello di organismi istituzionali abbiano un carattere e una matrice
Anche qui dichiaratamente, espressamente, quindi non c'è nessun complottismo, è proprio tutto riportato in modo abbastanza pedante, con una sovrabbondanza di note in questo libro, e una matrice luciferina. Quindi questo culto è proprio per Lucifero. Che poi si ritrova come filo conduttore in un approccio faustiano che caratterizza poi l'operato e l'orientamento delle élite, di questi, possiamo chiamarla aristocrazia contemporanea, plutocratica, che ha portato poi a penetrare, a infiltrarsi persino, e questo è anche un altro limite della contronarrazione, si è infiltrata questa narrazione appunto di matrice faustiana, luciferina, è chiaramente basata sul globalismo e su questo ecologismo radicale. E si è infiltrata anche nel movimento della dissidenza. Quindi è incredibile come alcuni personaggi che rappresentano e hanno rappresentato dei nodi fondamentali per lo sviluppo di questa corrente di pensiero che rinnega appunto la tradizione occidentale e quella di matrice cristiana, siano arrivati poi a contaminare anche il movimento della dissidenza. E quindi vediamo infatti proprio tra chi anche fa controinformazione tutto un proliferare di guru, santoni, spiritualisti e tutto poi contro la tradizione occidentale. E come proprio contrasto, lotta e rinnegamento della tradizione cristiana che è alla base della nostra civiltà occidentale. E arrivo poi a dimostrare come i club mondialisti elitocratici, proprio a partire dal Club di Roma, che per la prima volta nel 1972 utilizza lo strumento delle simulazioni, avvalendosi di strumenti scientifici, ma soltanto perché di tipo informatico e matematico, però poi quanto siano adeguati a trattare determinati argomenti, questioni, questo non è sicuramente così appropriato, non è dato riscontrarlo semplicemente da metodologie matematiche e informatiche. E vediamo come questa pratica delle simulazioni poi viene utilizzata dal World Economic Forum, che simula appunto dei blackout, tra cui blackout informatici, viene utilizzata dalla Rockefeller Foundation e come alcune previsioni che vengono chiamate appunto simulazioni poi di fatto si realizzino. Infine arriviamo ad oggi al conflitto russo-ucraino che si è trasformato a tutti gli effetti in un conflitto energetico e come questa fase successiva del reset pensata e dichiarata a Davos,
ma sviluppata attraverso decenni, attraverso organismi che si sono, e personaggi, anche guru insospettabili che si sono infiltrati ovunque, oggi dia questo esito che viene ancora troppo sottovalutato da parte di chi compie delle analisi sull'attualità, nel senso che non c'è una ricostruzione multidisciplinare della complessità della situazione che stiamo vivendo. Quindi il libro si sviluppa appunto su più piani, il piano spirituale, il piano sociale, il piano economico, chiaramente. Ecco, forse quello più complicato, difficile da far passare è proprio quello spirituale, perché una società materialista, positivista come la nostra tende un po' a derubricare come folklore qualsiasi ragionamento che tocchi, diciamo, atmosfere diverse. Poi non aiuta, come bene segnalavi, il fatto che nella nostra area c'è una specie di, insomma, un numero imprecisato di santoni, diciamo, para New Age, che di fatto, insomma, alzano una cortina fumogena che fa danno più a noi che agli avversari. Ecco, come lo affronti questo problema spirituale, che è particolarmente interessante, Ilaria? Lo affronto sempre in un modo oggettivo, cerco di essere appunto il più oggettiva possibile e ricostruendo proprio come a partire da questa associazione, la Lucis Trust, che ha preso questo nome, ma il suo nome originario è proprio Lucifer Trust, e che fu fondata da una delle Alice Bailey, che si rifaceva agni insegnamenti della Blavatsky, che inizialmente curò l'associazione della Lucifer Trust stessa, sia stata proprio la precorritrice del movimento New Age. E sia direttamente collegata all'ONU, dove ha uno statuto consultivo, e sia direttamente collegata anche o quantomeno legata al World Economic Forum, di cui elogia i maestri, i partecipanti, formati da Klaus Schwab, e parla proprio di maestri di saggezza illuminati. Quindi c'è tutta una visione gnostica di fatto, che ritroviamo poi nello sviluppo e nell'adesione di tutta questa congerie di movimenti, questo sincretismo spirituale a cui assistiamo negli ultimi tempi, per cui c'è proprio un legame diretto tra i club mondialisti, tra questa elite che opera un piano ben preciso e portato avanti nel tempo, e che ora, proprio in quest'ultimo periodo, sta trovando il suo esito, la sua compiutezza, e abbia proprio penetrato questi movimenti cosiddetti di risveglio delle coscienze, della dissidenza. E è incredibile poi come anche coloro che si fanno portatori del risveglio, della rinascita, poi di fatto non fanno altro che assecondare questa cultura distruttrice dell'Occidente stesso, della nostra tradizione, che, come ho detto prima, è una tradizione, cristiana sulla quale è sorta la nostra civiltà. È un tema molto delicato, Francesco, perché appunto nel nostro mondo ci sono molti esponenti che hanno preso spazio, hanno avuto anche molto seguito, che si
si fanno propugnatori in buona fede, magari più o meno consapevolmente, proprio di questo tipo di cultura distruttiva della nostra civiltà stessa, perché in ballo c'è proprio un blackout della nostra cultura e della nostra tradizione. Ecco, no, capisco bene quello che dici, perché qualche santone ce l'avevo pure io all'interno del mio partito, me ne sono accorto tardi, anche l'aspetto, diciamo, del santone. Comunque, lasciamo perdere, andiamo avanti. Senti, Ilaria, no, tu ti faccio un'ultima domanda su questo e poi magari affronteremo in una prossima intervista anche gli aspetti specifici del tuo lavoro, visto che di cose da dire ce ne sono tante, non possono essere chiuse in un'unica intervista. Tu dici c'è bisogno di ripartire da una corrente di sapienzialità buona, che è quella cristiana, cioè non ci dobbiamo inventare niente, però noi abbiamo due ordini di problemi. Da un lato, un papato governato da un uomo, insomma, un po' naif, no? Che saltella tra diciamo, un progressismo spinto e poi insomma, qualche dichiarazione ai limiti del grottesco, come quella contro i buriati, i ceceni, bollati tutti indistintamente come popoli malvagi, insomma, cosa che in bocca a un papa fa impressione, una sintesi del genere. Dall'altro abbiamo un'ala del cosiddetto tradizionalismo, che io diciamo, ho guardato sempre con attenzione e simpatia, che però poi a un certo punto ti rendi conto che si trovano anche lì tanti personaggi che sembrano l'attore del Ricordati che devi morire del film di Troisi e Benigni. Ecco, come si trova una buona sintesi fra questi due estremi? Il Papa, l'attuale Papa, poi c'è anche chi non lo riconosce tale, chiamiamolo Bergoglio, è la cosa impressionante che io infatti riporto nel libro, è che viene elogiato per la sua attività innovatrice proprio da parte di questa associazione che ho nominato prima, ossia la Lucifer Trust, oggi Lucis Trust. E già questo, insomma, è un punto che ci lascia molto perplessi e ci deve far riflettere. Lo stesso Bergoglio ha aderito al cosiddetto Consiglio del Capitalismo Inclusivo con il Vaticano, di cui fanno parte tutti i super miliardari, i cosiddetti filantropi del pianeta, tra cui i Rothschild e tutta una serie di esponenti della governance mondiale. Quindi capiamo che è un papa che va, poi vediamo perché forse si potrebbe anche dimettere dalle ultime dichiarazioni, non lo sappiamo cosa sta, non è chiaro cosa sta accadendo ultimamente. Però è un papa che ha avuto proprio la funzione di operare questa mondanizzazione della Chiesa a tutti gli effetti e di seguire quello che è un progetto ben preciso. E lo ritroviamo di nuovo in questo documento che prima ho citato e che è di importanza capitale, rappresenta proprio, ci sono libri che hanno cambiato la storia. E questo del Club di Roma, I limiti dello sviluppo del 1972, è proprio uno di questi libri. E cosa si afferma, come avevo detto prima, appunto questo malthusianesimo per cui occorre una decrescita demografica ed economica perché altrimenti si andrebbe incontro a una catastrofe incomparabile, epocale. E allo stesso tempo è interessante come ci sia proprio un capitolo specifico che riguarda la Chiesa cattolica. Quindi è impressionante come attraverso questo scientismo, che non ha nulla a che fare con la scienza, anche perché capiamo bene che degli ingegneri, dei matematici, degli informatici,
non hanno poi questa competenza nell'esprimersi su questioni metafisiche, teologiche, spirituali, invece neanche riguardo ai destini dell'umanità. Invece c'è un capitolo specifico che riguarda le chiese nel futuro e c'è un attacco proprio sferzante nei confronti della Chiesa cattolica. Perché? Perché la Chiesa è considerata esplicitamente come la religione, la Chiesa cattolica, la religione dello sviluppo esponenziale. Lo sviluppo è il grande nemico, lo sviluppo demografico e lo sviluppo economico. Per cui la Chiesa, anche attraverso gli atti di carità, gli atti umanitari, in realtà compie degli atti che sono nefasti, nefasti per il pianeta e per l'umanità stessa, proprio perché incentiva lo sviluppo demografico e lo sviluppo economico. Per cui occorre una nuova religione, una religione che sia al passo con le nuove esigenze, che sono quelle appunto di ridurre la popolazione umana, e questo si diceva nel 72, quando la popolazione era la metà di quella attuale, anzi era inferiore alla metà di quella attuale. E allo stesso tempo, e questo è un concetto ricorrente da parte dei grandi esponenti di questa corrente ditocratica che poi si è infiltrata nella nostra opinione pubblica, occorre interrompere lo sviluppo economico e attuare una deindustrializzazione. E questo può essere attuato con un crollo della civiltà occidentale. Per cui Bergoglio porta esattamente avanti questo tipo di cammino. Bene, grazie a Ilaria Bifarini. Allora consigliamo a tutti quelli che hanno guardato questa intervista di acquistare. A proposito, dove possono trovare il tuo libro, Ilaria? Si può trovare online semplicemente googlando Ilaria Bifarini Blackout sui vari siti, tra cui insomma, Macrolibrarsi e tanti altri, e anche sul mio blog per chi volesse riceverlo con dedica. Bene, e allora vi invitiamo ad acquistare il libro di Ilaria Bifarini, eccolo qui, Blackout, e noi nel frattempo ti facciamo tanti auguri di Buon Natale, ci risentiamo presto. Ciao Ilaria Bifarini. Grazie Francesco, un augurio a tutti voi. Cari amici di Visione TV, si conclude qui questa nostra intervista. Come sapete, Visione TV vive solo grazie a voi. Se volete farci un regalo di Natale, potete farlo donando i numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione. Ancora meglio, andate sul nostro sito www.visionetv.it e abbonatevi, entrando così a far parte della nostra grande famiglia. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.